vantaggio di Alessandro Morbidelli, andiamo al 25esimo per vedere una parata. Colpo di testa di Diawara, il sostituto in difesa di Maltagliati, e quindi Brambilla. La sua percussione, il tiro e la presa facile, centrale da parte di Mazzantini. Ancora il Torino con Brambilla, davanti in direzione di Sommese. Si accentra, fa filtrare il pallone, Diawara, conclusione da parte di Ivic e alza un muro il compagno di squadra, lo stesso Diawara. Adesso il Perugia con questo stop di Amoruso. Si gira molto bene, tallonato da Bonomi, effettua un cross. Colpo di testa di Nakata, pericoloso, e il pallone che attraversa lo specchio della porta. Nuovamente Sommese sulla destra. Il suo lancio in profondità e non riesce ad arrivare di testa con la fronte Lentini. Si alza un po' sconcertato Lentini e ancora il Perugia nel finale. Punizione di Nakata. Primo tentativo di Calori, secondo tentativo e la palla in rete. 46esimo Perugia 1, Torino 0. Mentre rivediamo la rete, diciamo che nel Torino Ivic è isolato e non è una prima punta. Lentini gioca troppo largo e lontano dallo stesso Ivic e Sommese deve sacrificarsi oltre misura perdendo lucidità. Anche per questo nella ripresa i Granata sono pericolosi soltanto dopo 20 minuti. L'azione, avete visto, il tiro da parte di Sommese e ancora una presa centrale di Mazzantini. Al Perugia rimane la carta del contropiede con Ba. Ottimo il passaggio smarcante per Amoruso, aggira il portiere. Sempre Amoruso, prepara l'esecuzione, molto debole fiacca, aggraziato in pratica la difesa del Torino per la rabbia di Mazzone. Ancora il contropiede del Perugia, davanti per Nakata. Ha la possibilità di concludere all'interno dell'area e anche qui il tiro è piuttosto fiacco. Adesso il Torino con il giovane brasiliano Ping è entrato nel finale. Un velo di Lentini, la conclusione da parte di Diawara e la presa di Mazzantini. Si infortuna anche il portiere del Perugia. Quindi un calcio da fermo della centrocampista Brambilla, colpo di testa di Ficcadenti e nuovamente bravo Mazzantini in questa sua presa. E comunque l'ultimo episodio a favore del Perugia. Nakata si fa largo, il passaggio per Tedesco, la conclusione e la palla che finisce di poco a lato. Al Torino concediamo pure tutte le attenuanti legate alle assenze, addirittura 8, e in primo luogo quelle degli attaccanti, Ferrante, Artistico e Silenzi. Certo è che anche in queste condizioni di emergenza ci si aspettava comunque ben altro sul piano del ritmo e del gioco. Il Perugia, dal canto suo, ha disputato una gara oculata e prudente, si è schierato con molto più ordine tattico e alla fine ha raccolto al di là del previsto. Torino 0, Perugia 1 e linea a Fabrizio Maffei.